Buongiorno. L'obiettivo di cura è quello di affrontare la condizione di tante persone con il mio stesso male. Una condizione in cui è estremamente difficile accedere a tanti pareri o punti di vista differenti. E magari anche ad orientarsi tra quelli che sono i pareri e le strategie di altre culture o altre impostazioni filosofiche. O addirittura ad entrare in contatto con tante persone, per esempio dei malati, degli ex pazienti, con esperienze di vita reali, capaci di dare indicazioni umane, di fondamentale importanza, perché di solito non sono parte di quello che noi chiamiamo cura. Per questo, per esplorare cosa oggi può voler dire una parola come cura, mi sono trovato costretto a trasformare le informazioni contenute nella mia cartella clinica digitale in formati più aperti, in formati che sono accessibili a tutti, in formati che le persone possono magari accedere dal proprio computer di casa o addirittura dal proprio smartphone. La cura di cui parlo è una situazione dinamica, è una situazione in cui tante persone, tra medici, artisti, chirurghi, creativi, designer, finalmente possono tornare a far parte di una società. Possono conversare, possono essere solidali, possono tornare ad essere aperti ai contributi delle diverse culture e delle diverse possibilità che abbiamo a disposizione. Il fine è quello di dar forma a delle soluzioni che combinino umanità, tecnologia, tecnica, filosofia ed arte. Una cura che non finisce mai, è una cura umana, dignitosa. Per farlo è stato fondamentale abbracciare un discorso profondo sulle modalità secondo cui le informazioni circolano in formato digitale. Dai discorsi più tecnici, per esempio sui formati, fino ai discorsi sulle filosofie che vi stanno dietro. Insomma, stiamo cercando di trasformare una grande sfortuna, quella dell'essere malato, in una grande fortuna, quella di trovare un significato nuovo per la parola cura. Volevo chiudere con un sincero e sentito ringraziamento a tutto il personale, i medici, gli infermieri che ho incontrato in questi giorni all'ospedale San Camillo di Roma. A loro va il merito di aver creato le condizioni per cui sono in grado in questo momento di affrontare in maniera tranquilla e serena questo genere di situazione. Alla loro competenza, alla loro professionalità e alla loro umanità. Buona giornata.